Pensate che soltanto 4 giorni fa. Buonasera, Marie. Buonasera, Marie. Come sta lei? Come sigue? Chi? Chi è?
Françoise. Lo sai che non la vedo più. Dove vai? A fare la valigia. Parti? Sì, te l'ho già detto. Vado per 2 giorni all'autosalone di Bordeaux. E invece non partirai! Ah, questa sedia. Pronto? Signorina, a che ora chiude il negozio, per favore? Molte grazie. Faccio ancora in tempo? Mi dispiace, signora, sto chiudendo. Va bene, allora tornerò domani mattina. No, il negozio resterà chiuso anche domani. Lunedì, se non le dispiace. Signorina, io mi muovo con difficoltà, la prego. Va bene, venga. No, temo che lei mi abbia frainteso. Io non cammino più da 3 anni. Ho avuto un incidente di macchina con mio marito. La prego di scusarmi. Di cosa? Ah, per questo. Sa, ci si fa l'abitudine. È solo un po' più complicato per spostarsi, per vestirsi e tante altre cose. Ma non voglio trattenerla a lungo. Sono venuta qualche tempo fa qui da lei a comprare questo paio di guanti. Ne vorrei un altro paio, possibilmente uguali. Che cos'è? Niente. Ha un gettone. Alla cassa, signore. Ah, no, no, questi credo che non piacerebbero a mio marito. Non è il suo telefono che suona? Pronto, Françoise, che sta succedendo? Tua moglie è qui. Lo so, cosa ti ha detto? Paul, non dobbiamo più vederci. Ti ha minacciata. Come? Ho detto ti ha minacciata. No, non ancora. Non è più possibile, avevi ragione tu, dobbiamo troncare tutto. Ma non l'ho mai detto. Ma sì, 3 anni fa, dopo l'incidente. Adesso vengo. Dammi qualche giorno, devo riflettere. E anche tu. Ho già riflettuto. Non sei più partito. Dov'è la pistola? Hai fatto bene a rinunciare. Io l'avrei uccisa. Dov'è la mia pistola? Cosa mi avrebbero dato? L'ergastolo. Avrebbero assolto una povera invalida. Ti piacerebbe che io fossi morta? Hm? In questo momento sì. Se non ce la fai più a sopportarmi, divorzia. Perché non ti vuoi decidere?
Per pietà. Hai capito? Per pietà! Dove vai? Me ne vado. Te lo proibisco. Lo so che non vai a Bordeaux. Infatti, ho prenotato una stanza all'Hotel delle Tre Corone. Ci andrai con quella donna? No, lei non ci sarà, se questo ti consola. Ma che fai? Lo vedi, ti impedisco di seguirmi. La linea. Dammi la linea. Prima dimmi dove hai messo la pistola. Ma dammi almeno la possibilità di telefonare. Hai dimenticato che ho mandato via la cameriera? No, non l'ho dimenticato affatto. Torno dopo domani sera. Cerca di ritrovare la mia pistola. E nel frattempo, buon divertimento e buonanotte. Al cimitero.
Aspetti qua, per favore. Non ho parole. Condoglianze. Ma non vedo la sorella. Marie non aveva una sorella. Non poteva lasciare New York. Non è potuta venire. Povera Marie, se n'è andata proprio sola. Com'è stato il funerale? Non si è neanche preso la briga di mettersi i calzini neri. Ma no. Ma sì, si vede che non l'amava. C'è la sorella di New York? Ma che, si figuri, Ann non è venuta. La sorella è incredibile. Coraggio. Condoglianze. La ringrazio. Condoglianze. La ringrazio. E laggiù? Dove? L'altro funerale. Oh, niente di particolare. Ma quello non è il commissario? Le mie condoglianze. Grazie, signor commissario. Quando avrà un momento passi da me. Non c'è fretta. Una semplice formalità. Non deve preoccuparsi, si aggiusterà tutto. Il signor Paul Castle. È già qui. Era così urgente, si accomodi. Spero che non me ne vorrà troppo per tutte le seccature che le ho dato in questi giorni. È il suo mestiere, signor commissario. Già, è detto in confidenza piuttosto noioso, mi credo. Vedere dei colpevoli dappertutto proprio non mi riesce. Non ci sono tagliato, o forse sono troppo ottimista, ma lasciamo perdere. Lei cosa ne pensa? Non lo so. Se fossi animato dal sacro zelo penserei che è una cosa sospetta. E che c'è sotto qualcosa. Ma cosa? Ma niente. Ne sono convinto, signor Castner. Era una semplice supposizione. Del resto, qui la conclusione dell'inchiesta. Si è trattato di una causa meccanica. Il freno a mano che si è allentato. Sempre ammesso che sua moglie lo abbia tirato. Ma è una cosa che non sapremo mai. No. Però è strano. Cosa? Beh, che basti un freno allentato per provocare una tragedia. Già. Da quanto tempo è sposato? 5 anni. 5 anni di matrimonio. L'incontro, il grande amore. E poi tutto il resto. Cosa intende dire? Gli alti e i bassi come in tutti i matrimoni. Ma perché queste domande? Credevo che l'inchiesta fosse chiusa. Beh, è chiusa. Allora perché mi ha convocato? Ah, sì, è vero, io perdo il tempo in chiacchiere. Volevo soltanto dirle che la macchina di sua moglie è a sua disposizione. La farò portare a demolire. Le restituisco questa roba. L'inventario è allegato, se vuole controllare. No, non c'è bisogno. No, 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 non si preoccupi. Non è carica. È tutto? Sì, è tutto. Commissario. Ah, dimenticavo. Quella pistola, lei non sa se intendeva usarla. E contro chi? No, proprio non direi. Già. Un'altra cosa che non sapremo mai. Comunque. Non ha una camera che dà sulla strada? Sì, ma è più rumorosa.
Questa mi va benissimo. La signorina Andrieu. Signorina, le faccio le mie condoglianze. Cominciavo a temere che avesse perso l'aereo. Anne, sono desolato di conoscerla in una simile circostanza. Io, sottoscritta Marie Beatrice Kastner, lascio la totalità dei miei beni a mio marito Paul Kastner, con la sola esclusione dei miei gioielli ed effetti personali che lascio a mia sorella Anne Andrieu. Inoltre mio marito le dovrà versare la somma di 5.000 franchi al mese. Ma è ridicolo, come farà a viverci? 5.000 franchi al mese, fermo restando che dovrà abitare sotto il suo stesso tetto. Meglio di chiunque, mia sorella saprà conservare il mio ricordo ed evocare costantemente la mia presenza nella casa. Queste sono le mie ultime volontà, con la riserva espressa che io non muoia di morte violenta. Se mi accadesse una disgrazia, chiedo che venga aperta un'inchiesta. In questo caso, il presente testamento sarebbe dichiarato valido soltanto se fosse provato che mio marito è estraneo alla mia morte. La totalità dei miei beni andrebbe a mia sorella nel caso si provasse che è stato lui ad assassinarmi, cosa che del resto ha già tentato di fare 3 anni fa. Datato e firmato. Fu un incidente. Nel quale mia sorella perdette le gambe. Lei è un assassino, Paul. Ha visto? Non nega nemmeno. No, no, sono solo confuso perché non l'avevo mai vista finora. Devo riconoscere che la somiglianza è sorprendente. Gemelle. Mia sorella aveva 2 anni più di me. Io non l'ho uccisa. In quanto a quel disgraziato incidente, io ero con lei in macchina, lo tenga presente. Poteva anche toccare a me. Però, stranamente, lei ne uscì incolume. Mi dispiace. Non ha alcuna importanza. Ha ragione. No, voglio dire, il commissario Plouvier mi ha fatto sapere che l'inchiesta è chiusa. Quindi è tutto a posto. Caro signor Kastner, ora lei è ricco. Pronto, Françoise? Ho bisogno di vederti. No, ti prego, devo parlarti. Vengo da te. Prego. Lei permette? Ma scusi, non capisco. Allora, che effetto le fa? Cosa? Essere vedovo. Prima di tutto, lei chi è? Mi chiamano signor Jean. Non mi ha risposto, è contento? Non capisco di che sta parlando. E poi ho fretta. Stava uscendo. Me ne vado subito. È soddisfatto delle mie prestazioni? Quali prestazioni? Riguardo all'esecuzione della signora Kastner, è chiaro. Ma è stato un incidente. Non è possibile. Non l'avrà uccisa lei. Lei non lo avrebbe mai fatto. Allora? Ma perché l'ha fatto? Bisogna pur campare, amico mio.
Ma il mio prezzo sarà del tutto ragionevole. Ci rifletta su. Non ce n'è bisogno. Aspetti qui. Per la signora Castaner. Che roba è? Un vestito e un cappello. Ecco, il fatto è che mia moglie è morta. Sono 45.000. E che cosa ci dovrei fare? Ma non lo so, mi hanno detto di farmi pagare. Vabbè, metti qui. A che nome? Carus. 45.000, eh? Sì, 45.000. Carus. C-A-R-O-U-S-E. Tieni. Grazie. Questa è tua. Buonasera. Ha riflettuto? Sì. O lei mi ha detto la verità, oppure è pazzo. E comunque non ho scelta. Chiamo la polizia. Oh, sarebbe uno sbaglio. Le donne, incorreggibili, anche da morte sono spendaccione. Pronto? Se ne sarebbe pentito. Per ora si tratta di un banale incidente. Ma se si comincia a parlare di delitto, chi verrebbe accusato? Io? Non avevo il piacere di conoscere sua moglie, quindi nessun movente. Lei invece... vedo che comincia a capire. Esca. Se ne vada. Come vuole. Oggi o domani non ho fretta. Faccia con comodo, ci pensi su. Finiremo per metterci d'accordo. Pronto, signor Castaner? Sono il commissario Pluvier. No, lei deve scusarmi, ma vorrei farle ancora una domanda. Io credevo di avere risposto a tutte. No, questa non gliel'ho fatta. A parte sua moglie, lei conosce un'altra Marie Castaner? No. Ebbene, mi ha appena telefonato. Appuntamento domani mattina alle 9. Lei cosa ne pensa? Io niente, lei? Niente. Comunque mi raccomando di non preoccuparsi. Ecco, bravo. Buonanotte. È tardi. Ero in pensiero. Sono qui. Ti ho tra le braccia. È solo questo che conta. Entra. Vieni a sederti. Françoise, guardami. Sì. Ma cos'hai? Mi dovevi parlare? Sì. Allora parla. Che volevi dirmi? Non lo so più. Che ti amo. Che sono libero. Ma che cos'hai, insomma? Paul. Sì. Devi rispondermi. Sì, dimmi. È stato davvero un incidente. Perché me lo domandi? Beh, è così. Eh no, è troppo facile. Tu sai qualcosa? È venuto da te. Chi? Il commissario? Sì, il commissario. No, no, non l'ho visto. Paul. Non te ne parlerò mai più, te lo giuro, ma voglio sapere. La
uccise tu. Non dovevi. Non dovevi parlare di questo. Dove vai? Parto. Che ci fai qui? Sono a casa mia. Beh, non hai perso tempo per sistemarti. Le ultime volontà di mia sorella sono sacre. La mia povera Marie. Che cos'è? È un sonnifero. Ti farà dormire. Tu vuoi liberarti di me? Dopo mia sorella? Assassino! Ah, sì, buongiorno, aspettavo la sua telefonata. Vuol sapere chi è la misteriosa signora Castaner? Eh sì. Ebbene, non lo so, non è venuto all'appuntamento. Se vuole la mia opinione, questa donna non esiste. Eppure le ha telefonato? Oh, sì, ma sarà stato uno scherzo. Sa, noi ci siamo abituati. Beh, arrivederci. Oh mio Dio,
Venga, venga qui, grazie. Si metta a sedere. Che cos'è? Non è niente, grazie. Ecco, si siede qui. Chiamo un medico. No, no, è un attacco di diabete. Le spiace andarmi in farmacia? Grazie. Signor Mouret, c'è una persona che si sente male. Presto. Sì. Ecco, una subito. Mi pagherà tu. Grazie. E niente. Tenga. Grazie. Perché è salito quassù? Sa, se fossi morto nel suo negozio, un cadavere ai suoi clienti poteva fare una brutta impressione. Si riposi un po'. No, le ho già dato troppo disturbo. Grazie. Ah, dimenticavo, è l'unica cosa che possiedo al mondo. Anch'io sono un commerciante. Di chi si occupa? È troppo lungo a spiegarsi. Grazie. Grazie di nuovo. Arrivederci. Vorrei dei guanti di filo bianco come questi, signorina. Sì? C'è la signora Mary Kastner che chiede di lei. Sei sicuro? Così mi ha detto. Va bene, farò passare. Signora, se vuole accomodarsi. La signora Mary Kastner. Signora? Signor commissario, sono in pericolo di morte. È soltanto in pericolo, ma io credevo... Prego, si accomodi. Credevo di essere stata al suo funerale ieri. Perché si sta spacciando per sua sorella? Perché la situazione è la stessa. E la prova che niente è cambiato. E che ora vuole liberarsi di me. Intende dire di Ann? Allora, quando è che lo arresterete? Non vorrà mica dire che ha assassinato sua sorella. Ma è evidente. E può dimostrarlo? Ma certo. Ieri sera mi ha avvelenata. Prego? Mi ha quasi avvelenata. Ah. E non è una prova questa? Che cosa ne pensa? Hm? Beh, penso che a occhio e croce si è rimessa bene. Beh, però è sempre una prova, no? Sì, beh, sì. Per quanto la riguarda, certo. Ma per sua sorella... Lei non può capire. Sì, sì. Senta, voglio proporle una cosa. Qualcosa che non va? No, niente. Sto cercando di capire. C'è un cliente che vuole provare la familiare. Insiste perché l'accompagni lei personalmente. Personalmente? Eh sì, ha detto così.
Per favore, mi tenga questa. Sì, certo. Vedrà che ripresa. Ah, sì? Permette? Grazie. Allora, ha riflettuto? No? Eppure le ho fatto un grosso favore. Oh, non è stato faticoso, lei non ha fatto resistenza. Ma comunque quella notte mi sono preso un raffreddore. Ho un dolore qui dietro. Non ha sofferto, sa. Ho curato molto la messa in scena. Scenda di qui. Ma che penseranno al salone? La prego, almeno mi riporti lì. Devo passare a riprendere la mia valigetta. Spero solo che non l'abbiano aperta. Cioè, lo spero per lei. Sta perdendo tempo, non intendo pagarla. Io non la capisco, amico mio. Si rende conto che la tengo in pugno? E quanto più tarderà, tanto peggio sarà per lei. Vorrei sapere in che modo. Lo saprà più tardi. Forse troppo tardi. Comunque, se la pago, divento suo complice. Ma lei lo è di già, amico mio. Ha già cominciato a pagare. Oh, non molto. Con i prezzi della boutique di questi tempi, quel cappello e quel vestito, 45.000 franchi. Caruso. Si ricorda? C-A-R-O-U-S-E. Caruso. Sono io. Però lei mi chiami signor Jean, lo preferisco. Io sto tutti i giorni alle 6 al caffè di commercio. Non ho fretta. Una bella ripresa. Ma non ho ancora deciso. Sto aspettando una rimessa. E non dovrebbe tardare. Bel colpo. Lei permette? Si accomodi. Bravo, complimenti. Posso presentarmi? Jean Caruso. Commissario Plouvier. Una partita? Beh, perché no? Ci giochiamo l'aperitivo? Beh. Ma la mia valigia. Eccola qui. Ha qualche segreto importante qui dentro? Sì, molto, direi. Ah. Lettere di donna. No, no, è la calligrafia di un uomo. Ma io non parlavo delle lettere. Ah, ma guarda, spazzolini da denti. Sì, io faccio il rappresentante. È strano, io credevo che si occupasse di pompe funebri. A noi due, commissario. Ti chiedo scusa per ieri sera. No, è stata colpa mia. Prendi troppo zucchero. C'entra lo zucchero? Non so nemmeno io. Ah, beh, sì. Stamattina è entrato qui un uomo che aveva un attacco di diabete. Paul.
No, Françoise, non l'ho ammazzata io. È questo che volevi sapere. Però sono nei guai. Posso aiutarti? No, no, devo cavarmela da solo. Cosa sarà di noi adesso? Tu sei libero ormai. Sì, ma per quanto tempo? Anne! Ti ha permesso di entrare in camera mia? Cosa sono quei capelli biondi? Che stai facendo su quella sedia? Come se non lo sapessi. Mi ci hai inchiodata tu. Adesso lasciami in pace, voglio dormire. In questa stanza mai. A partire da questo momento ogni tuo gesto, ogni tua parola si ritorcerà contro di te. Per 5 anni ho dovuto subire, ma adesso è finita. Ann, sta a sentire. Ann non esiste più. Fuori! Nessuna parte, non ho mai detto di portarla qui. Eppure mi ha telefonato, no? Sì, per mandarla a demolire. E poi ha richiamato perché gliela portassi qui. Io? No, mai. È un bel pasticcio. E adesso cosa devo fare? La metto in garage. Va bene, speriamo che sia la volta buona. Ma guarda un po'.
Non doveva mandarla a demolire. Ho cambiato idea. Ah, beh. Che cos'è? Niente, mi sono appena alzato. A mezzogiorno? Sì, dormo male ultimamente. E con il vestito? Sì, ho preso un sonnifero e poi mi sono sdraiato così. Eh sì, io la tormento con le mie domande. Certo, con tutte le seccature che ho. Che cosa vorrebbe dire, scusi? Ah, è strano. Un commissario è l'ultima persona con la quale ci si confida. Eppure, potrebbe mettere a posto molte cose. Lei non ha ucciso sua moglie, vero? Lo sa benissimo. Bene. Allora, perché non vuole confidarsi? Non ho niente da dirle, niente. Ah, però è molto nervoso. Le sue parole, i suoi gesti tradiscono una certa emozione. Visto che spesso i colpevoli hanno un'aria innocente, gli innocenti invece sembrano dei colpevoli, si fa confusione, tutto qui. Peccato, avrei voluto aiutarla. Aspetti! Cosa c'è? Lei sa allora. Come sarebbe? So quello che mi ha detto. Il resto è piuttosto facile, è matta dalle gare. Ma chi? Come chi? Ma sua cognata. Perché, c'è qualcun altro? No, no. Per tranquillizzarla farò appostare uno dei miei uomini per qualche notte nel giardino. L'ho notato. Cosa? Ieri sera, tornando a casa. No. No, caro signore, lei deve riposarsi o finirà per avere paura della propria ombra. Ieri sera non c'era nessuno. La ricetta non ce l'ha? Non vorrei andare dal dottore per un sonnifero. Toh, buongiorno. Buongiorno. Sta meglio? Sto meglio, grazie. Cosa desidera? Le vorrei mostrare i nostri ultimi modelli. Non mi interessano. Non vuole nemmeno vederli. Signor Murray, per favore. Non lo vedi che sono occupato? Va bene, aspetterò. Non dovrei darglielo. Comunque, per questa volta, tenga. Ah, senta un po'. Lo conosce? Abita di fronte a casa mia. Perché? Curiosità. Una malattia molto diffusa in una piccola città. Insomma, parla. Mi fai paura. Non credi che abbiamo parlato anche troppo? Te ne vai? Sì, si è fatto tardi. E dove vai? Ah no, ti prego, Françoise. Adesso basta con le domande. Ho deciso di non lasciarmi tormentare più da nessuno. Neppure da te.
Ammetta che ho scelto bene il posto. Beh, almeno è imprevedibile. Staremo più tranquilli qui che al caffè. Il commissario Pluvier è simpatico. Lo conosci? Benissimo. Ma è meglio lasciarlo fuori dai nostri affari. Ha fatto mandare lei la macchina a casa mia? Naturalmente. Vuole sapere perché? Non mi interessa. O lei sparisce dalla mia esistenza oppure la denuncio. E si beccherà 20 anni. Fino a prova contraria è stato lei a ucciderla. Ma lo sappiamo soltanto noi due. Io l'ho avvisato, amico mio. Più tarda e peggio sarà per lei. Io non lascio mai niente al caso. In 3 giorni ho fatto un buon lavoro, modestamente. Vuole che le spieghi come ha assassinato sua moglie? Perché sono stato io adesso. Lei doveva pagare, amico mio. No. Allora glielo spiego. E le spiegherò anche perché quella macchina non va demolita. È la prova fondamentale della sua colpevolezza, tra le altre, già perché ne ho tante altre, ma questa qui è essenziale. Per essere sicuro che la macchina si fermasse per la strada, lei ha tagliato le cinghie del ventilatore. È assurdo. Sta ancora al suo posto. Io non ci giurerei. Ma mi lasci continuare. Sua moglie sapeva che lei sarebbe andata in un alberghetto dei dintorni. E quando è andato via, l'ha seguito, o perlomeno lei lo credeva. Invece era sua moglie ad essere seguita. Aveva previsto tutto. Alla prima salita, il motore comincia a scaldarsi. L'acqua si mette a bollire. Per forza, senza raffreddamento. Così si ferma. La batteria si scarica, è evidente. A questo punto arriva lei e... E lei che stava facendo? Potrei dimostrare che ero nel mio letto a Parigi. E invece no. Perché ero sulla strada e ho fatto tutto il lavoro. Però non ho lasciato tracce. E invece io? Ogni giorno ne lascia di più. Allora cosa preferisce? Che mandi le prove alla polizia? Oppure paga e non se ne parla più? Lei bleffa. Un consiglio. Tornando a casa stasera, guardi se la cinghia del ventilatore sta a posto. Se è così, può dire che ho bleffato, ma non prima. Ma non c'è, signorina. Sono qui. È inutile che insista, non c'è. Se ci fosse, glielo direi. Ma io sono qui. Provi a richiamare più tardi. Pronto, Françoise. Sei stato un mascalzone. E questo cos'è? Ho capito perché sei venuto da me oggi pomeriggio. Te l'avrei restituite le lettere, visto che sono così compromettenti. Oppure le avrei bruciate. Ma quali lettere? Ma questo è grasso. No, la aspetta. Macchina. Hai manomesso la mia macchina. Françoise, ascoltami. Assassino! No, non mi toccare!
commissario! Commissario, sono di sopra! Venga subito, ho una prova! Commissario! Sono qui! Venga su, sono al primo piano. Ma lei non è il commissario Pluvier? No. Oh, ho capito, uno dei suoi uomini. Aveva promesso di vegliare personalmente sulla mia incolumità. Sa, è un uomo molto occupato. Comunque, guardi, spero che adesso vorrà credermi e lo arresterà. Ha provato a toccare qualcosa nella mia macchina. È una prova questa, no? Beh. Mi accompagna in camera mia. Può anche parlare, mio marito è fuori casa. Suo marito? Ah, sì. È andato di nuovo da quella squadrina. Vuole essere così gentile di alzarsi? Ma io non cammino più da 3 anni. Non lo sapevo, mi scusi. Anne. Mi permette di chiamarla Anne? O forse preferisce Marie? Non importa, è la stessa cosa. Tanto lei non può capire. Capisco benissimo. Davvero? Sono contenta che lei capisca che è la medesima cosa. Ma certo. Adesso bisogna che lo arrestiate subito. Perché vuole liberarsi di noi. E io non gli permetto di toccare mia sorella, mi capisce? Allora lo arresterete? Sì, sì, ma si calmi. Dove va? Ad arrestare suo marito. Ma non mi lasci sola, ho paura. Vengo con lei. Ma lei non può camminare. Le mie gambe. Ma la prego, non mi lasci sola. Ho paura, mi vuole uccidere. Non c'è un'arma qui, un fucile, una pistola? No. Ah, sì. In camera di mio marito, qui accanto, c'è una pistola. Dentro il comò! Venga. Ecco. Rimanga qui e non si muova. Sì. E se lui ritorna, gli spari. Sì. Ma la sa usare? Sì, no. Ecco, si preme qui, vede? Così. Ecco. Ha capito ora? Sì. Se qualcuno tenta di entrare, lei spara? Sì. E si ricordi, signora, lei ha l'autorizzazione del commissario. Pronto?
Polizia? Al 72 di Rue de Chien c'è una pazza che spara sui passanti. Venite subito. Vattene. Cos'è questa storia delle lettere? Non voglio più vederti. È stato ignobile riprenderle in quel modo, non lo capisci? Parli delle lettere che t'ho scritto? Erano là, in quel cassetto. E adesso dove sono? Insomma, Paul. Ma io non le ho toccate. Nessun altro all'infuori di te è salito qui. A meno che... Il mio impermeabile. Conosci quell'uomo? Sì. E comincia a capire. Su, vieni. Dove? A casa mia. Stia attento, signor commissario. So quello che faccio. Due. Tre. Quattro. E cinque. Con quello che aveva sparato quando ci hanno chiamati, sono sei. I conti tornano. Andiamo. Aspettate qui. Ah, era lei, commissario. Mi ha fatto paura. Ce ne ha messo di tempo. Ho tutte le prove. Anch'io. Scendi. Ma perché? Scendi, ho detto, non stare qui. Eccolo là! Presto! Signor Castaner la dichiara in arresto. Come sarebbe? Lei ha assassinato sua moglie, ho tutte le prove. Se vuole salire a prendere qualche effetto personale, l'accompagno di sopra. Assassino! Mi scusi, ma dovevo calmarla. Che le prende? Perché fa quella faccia? Non avrà creduto davvero che volessi arrestarla. Ma lei cosa fa qui? Beh, tra l'altro le ho salvato la vita. Quella donna voleva ucciderla. E magari anche un paio dei miei uomini. Non è possibile. Ha capito adesso perché... sono venuto questa mattina? Ma a proposito. Dimenticavo la sua pistola. In fondo è andata bene, poteva finire peggio. Passi domattina al commissariato per le formalità dell'internamento. Andiamo. Su, presto, vai. La cinghia non c'è più e i fari li ho trovati accesi. Ma certo. Dopo che sono venuta a toccarla, come voleva lui, se l'è presa. Finalmente ho capito il suo sistema. È semplice. Bastava pensarci un po'.
Lui fa tutta la rovescia. Prima uccide. E quando ha creato la vittima, gli resta solo di inventare un omicidio di sana pianta. Una prova dopo l'altra. Domani la batteria sarebbe stata scarica, come ha detto lui. Sono incastrato, Françoise. Non ho più scelta. Allora, chiami la polizia? No. Vuoi pagarlo? No. Lo ucciderò. Non c'è altra soluzione. Ha fatto di tutto perché io fossi l'assassino di Marie. E adesso è diventato plausibile, o come se lo fosse. Se tira fuori le sue prove, il colpevole sono io. Quali prove? Ma non lo so di preciso, ma gli si può credere. Prima di tutto ha le lettere. Ma sono di 3 anni fa. Sì, ma non c'è la data. Quando un uomo scrive mi libererò di mia moglie costi quel che costi, se poi questa moglie continua a vivere, non è grave. Ma pensa, pensa se si potesse credere che le ho scritte 1 mese, 1 settimana prima della morte di Marie. Allora la minima prova materiale diventerebbe determinante. Una prova qualsiasi, una cinghia di ventilatore, una macchia di grasso su un impermeabile, un fazzoletto, un assegno. Un assegno. Ah già, è vero, tu non sai del ricatto. Ma io già mi vedo il commissario Plouvier che mi chiede perché ho voluto comprare il silenzio di Caruso, se sono innocente come sostengo. Vieni dentro, ora ti spiego. Sì, Françoise, ci ho pensato bene, non lo scampo. Devi aiutarmi. A far cosa? A ucciderlo? No, no, no. No, a questo ci penso io. Ho soltanto bisogno di un alibi. In questo devi aiutarmi. Allora, la notte le ha portato consiglio? Pagherò. Aspetti un attimo, chiudo la finestra. Ecco. Adesso la sento meglio. Stava dicendo? Visto che lei può dimostrare con dati di fatto che ho ucciso mia moglie, sono pronto a pagare. Bene. 5 milioni in contanti. Le sembrano troppi? 5. Oh, vecchi franchi, naturalmente. Va bene, troverò la somma. A che ora e dove? Beh, io non posso prima di stasera alle 10. Così tardi? Ma non posso trovare i soldi su 2 piedi e poi... Ho dei problemi familiari. Sì, ho saputo, sua cognata. Stava diventando un po' ingombrante. Ah, è stato lei? Voleva concludere il nostro affare in modo drastico. Così ho preferito intervenire prima che la potesse denunciare. Alle 10 allora. Dove? Beh, come ieri. Al bar? No, 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 nel parco. E perché non a casa sua? Perché il commissario Plouvier viene qui in continuazione. Ah, le fa paura, vero? Sì, abbastanza. Alle 10 nel parco. Il posto mi sembra un po' isolato. Ma non devo preoccuparmi. Sono io l'assassino, in fondo. Avrò le prove nella valigetta. E ci metterò anche la registrazione che ho fatto adesso della nostra conversazione. Ascolti. Visto che lei può dimostrare con dati di fatto che ho ucciso mia moglie, sono pronto a pagare. Non ha valore legale, lo so, però impressiona sempre una giuria. Lei porta i soldi. E se le dovesse venire in mente qualche idea un po' balorda? Per esempio l'idea di farmi uno scherzo? Beh, ci rinunci. Cabina 2 letti, treno azzurro questa sera. Bene, grazie. È fortunata. Veramente ancora non siamo in alta stagione.
Ha detto signorina Noblet, vero? Sì, Françoise Noblet. N-O... B-L-E-T. Mm. L'altro biglietto lo vorrei a nome di Paul Kastner. K-A-S... Mi scusi, le ho fatte lo stesso nome. Non potrebbe rifarli. Ma che importanza ha? Nessuna. Parte dalla Gare de Lyon, alle 20:45. Grazie. Anche qui e abbiamo finito. Avrei preferito non arrivare a questo. Beh, però non aveva altra scelta, signor Kastner. Quando qualcuno si mette a sparare addosso alla gente, sono io che ne rispondo. E poi, comunque, una casa di riposo non è mica una prigione. Bene. E diretta a me dovrebbe riposarsi un po'. È piuttosto giù di corda. Un cambiamento d'aria non può farle che bene. Sì, ci stavo pensando, infatti. Grazie, signor commissario. Signor Mouret. Sì? Sta già chiudendo? Parto per qualche giorno. Ah. Vado con un amico, Paul Kastner. Lo conosce? Ah, certo. Non lo dica in giro, mi raccomando. È così pettegola la gente. Ti do i biglietti? No, se il controllore ti richiede questa notte. Ah, Paul, non te l'ho detto, ma sono tutti e due a nome mio. Cosa? Sì, era meglio non insistere, sarebbe sembrato strano. Comunque, ho già rimediato, ho detto a Mouret che partivo con te. A chi? A Mouret, il farmacista. Comunque, non importa. C'è nessuno? C'è nessuno? Ora perdiamo il treno. Ma io ho bisogno del biglietto. Ti vedranno sul treno, è questo che conta. Su, andiamo. Dispiace. Oh, no, 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 no. Non si disturbi, non si disturbi. Oh, è colpa mia, cosa posso fare? Ne ho un altro paio a Nizza. Comunque, è sempre meglio che rompersi una gamba. Se le signore vogliono seguirmi... Vabbè, cominciamo bene. Oh, mi scusi, senza occhiali come se fossi cieco. I biglietti, prego. Ecco. 3 e 4. No, 1 e 2. Uno e due. Starete sulle ruote? Non è importante. Sì, ma certi non riescono a dormire. Non capisco perché, visto che dopo tu... Oh! Niente, sono proprio cieco. Buonanotte, signore. Sì, grazie, grazie. Grazie. Peggio di così non poteva andare, non mi ha visto nessuno. Meglio così. Ma di, sei matta? No, Paul. Sono 3 anni che sogno di partire con te. 3 anni che penso a questa scena. Noi due su di un treno soli, senza nessuno tra i piedi. E adesso è accaduto. Partiamo. Tu parti. Tutti e due. Non scherzare, dammi la pistola, su. Oh, ti prego, Paul, non andarci, è troppo pericoloso. Ti ha dato di volta il cervello. No, penso alla mia felicità, tutto qui. Bella felicità, non durerebbe più di 2 giorni. Se non vado all'appuntamento, domani la polizia mi arresterà. È questo che vuoi? Paul, resta qui. Thank you.
Ha suonato? Sì, signora. Due scotch, per favore. Tu lo vuoi con ghiaccio, tesoro? Uno con acqua e l'altro con ghiaccio, per piacere. Signor Verrini. Sì. L'hanno già chiamato. Matilde, la sedia per il signore. Lei non ha bagagli? No. Ci scusi per la sedia, ma faremo molto prima. Grazie. Sei un tesoro. Oh, mi dispiace. Una cravatta così bella. È di seta? Sì. Ci vorrebbe un po' di limone. No, grazie tante. Basta già il caffè latte. Sono mortificato. Allora, la valigetta. Siamo fregati. C'è qualcosa? No, no, niente. Che ti dicevo? Il primo giorno 5 colonne, ieri solo 10 righe e oggi niente. È passata. Questo lo dici tu? Se tu uscissi invece di stare rinchiuso, lo vedresti da te. Non ne parla più nessuno. La faccenda è chiusa. Finché non troveranno la valigetta. Perché? Perché dentro c'è la mia confessione, registrata. Ma tu non l'hai uccisa.
E neanche lui hai ucciso. Quindi... Forse hai ragione. Devi solo smettere di pensarci. Comunque, l'alibi ce l'hai, no? Smettere di pensarci. Resta qui. Permette? Allora, che effetto le fa? Cosa? Beh, essersi liberato di lui. Ma prima di tutto lei chi è? Moore, la farmacia, presente? Moore, padre e figlio. Il figlio sono io, però non mi ha risposto. È contento? È stato lei a ucciderlo? Diciamo a suicidarlo, preferisco. Anche se ho creduto che lei mi avrebbe risparmiato la fatica. Io? Mai. Guardi che io non sono della polizia. Ma non si dimentichi di questa. Per ora il nastro magnetico e le lettere sono nelle mie mani. Me le restituisca. Non faccio mai niente per niente. Ho preso freddo l'altra sera nel suo giardino. Era lei? Stavo cercando di capire. Sa che mio padre è stato sepolto lo stesso giorno di sua moglie? Che cosa c'entra? Caruso, ovviamente. Ha ucciso anche suo padre. All'inizio è semplice. Abbiamo due morti e un solo assassino, ma attenzione, un assassino senza movente. Quindi è più facile pensare che i colpevoli siano due. Lei e io. E quando ha deciso di ucciderlo? Quando ho creduto che lei rinunciasse. Ma come ha fatto a sapere? Aguzzando le orecchie. La notte in cui prese la sua decisione con Françoise. Lei la conosce? Benissimo. Ne parlavate nella stanza accanto. Lei era qui? Sì, come ogni sera. Però a un certo punto lei chiuse la finestra. E quando l'ho vista prendere il treno, ho pensato che avesse avuto paura. Non ho capito che era il suo alibi. Ed è stato lei che mi ha dato quella botta? Sì, credevo che fosse lui. E invece è arrivato due minuti dopo. Deve ammettere che le ho fatto un grosso favore. Ma queste cose si pagano. Specie questa roba. Cosa pretende in cambio? Un alibi per quella notte. Solo un alibi. Però in fretta, il tempo stringe. Abbiamo esattamente quello che fa per lei. E dobbiamo fare presto. Mi dia la sua cravatta e si metta questa. Venga, ora le spiego. Venga, presto. Vedi, questa cravatta è macchiata di caffè e latte versato dal conduttore di un vagone letto proprio quella sera. Si metta a sedere là. Buongiorno. Buongiorno. La disturbo? No, no, affatto. Ma sì, la polizia disturba sempre. Sembra che tutti al mondo abbiano qualcosa da rimproverarsi. Ma che bella carambola. Come dice, prego? Ah, già, è vero, lei non gioca a biliardo. Si chiama carambola lo scontro della biglia del giocatore con le altre due biglie. Posso sapere perché l'ha fatto? Sta parlando a me? O a me? A voi due. E questa imbarazzante domanda io la faccio anche ad altre 23 persone.
di cui ho la lista qui in tasca e alle quali Caruso ha proposto lo stesso patto. Avevate tutto l'interesse a liberarvi di lui. Ha ucciso 25 persone. Oh, 25 persone? No, non esattamente. Non esattamente. Ha fatto 25 vittime, di cui una si è suicidata per fuggire così al ricatto. E fu in seguito a questo che la polizia si è interessata a Caruso. Quindi eravate informati da 2 anni e non l'avete arrestato? Beh, la polizia può agire solo quando c'è una denuncia. Ce l'ha da molto tempo? Cosa? Questo bauletto. È sempre stato lì, era di mia moglie. Ah, interessante. È bello, molto bello. Cosa stavo dicendo? Ah, sì. Bisognava sporgere denuncia. Così Caruso sarebbe ancora qui. Certo, in galera, ma vivo. E io non dovrei chiedere al signor Mouret cosa ha fatto nella notte tra sabato 4 e domenica 5. Ma perché a me? Risponda alla mia domanda. Ero in treno. Eravamo insieme. Ah, beh, certo, un po' poco come alibi, ma insomma. E dove andavate? A Cannes. Di questa stagione? L'acqua è fredda, no? Posso vedere i biglietti? Veramente credo di averli buttati. Ma no, tesoro, sono a casa mia. Bisogna andarli a prendere. Guardi che sono entrambi a nome mio. E naturalmente nessuno vi ha visti. In questo si sbaglia, commissario. Il conduttore del vagone letto si ricorderà di noi. Ma mi sta a sentire? Questo qui è suo? Che cos'è? Un cappello. Se il suo alibi le sembra soddisfacente e mi chiede il mio, io non ne ho, ve lo dico subito. Che cos'hai? Non mi sento bene. Allora ci vado io. Dammi le chiavi. Dove li hai messi? Cosa? I biglietti. Nella mia scrivania. Torno subito. Vada direttamente al commissariato, la raggiungo là. Com'è nervoso, eh? Veramente siete tutti nervosi qui. Escluso io. E sapete perché sono così calmo? No, ce lo dica. È il biliardo. Davvero? È la cosa migliore per riuscire a controllarsi, il biliardo. Dovrebbe provarci. Grazie, ci proverò. Avanti, non si preoccupi. Se avete detto la verità, il signor Mouret non ha niente da temere. Era Caruso che doveva arrestare. Con quale imputazione? 25 omicidi non le bastano? Sì. Ma Caruso non ha mai ucciso nessuno. Quando sua moglie è morta, lui non ne aveva mai sentito parlare. E lo stesso vale per il padre del signor Mouret. Ma è impossibile. Sapete come ne è venuta a conoscenza? Leggendo gli annunci funebri. Ma non da semplice curioso come tutti quanti, ma da professionista che campava sulla morte degli altri. Forse direte che sono noioso, ma quel bauletto... Cos'ha quel bauletto? Beh, mi interessa moltissimo. Da quando sono arrivato non riesco a staccarci gli occhi. Ce n'era uno uguale a casa dei miei. Dove eravamo rimasti? Ai necrologi. Ah, già, ai necrologi, sì. In quello di sua moglie c'era scritto «tragicamente scomparsa». Ora spesso sono gli omicidi che vengono mascherati da morti naturali. Caruso faceva il contrario. Di un incidente di macchina ne faceva un omicidio. Il seguito lo conoscete. Perché lei non lo ha denunciato? Non lo so.
Glielo dico io allora. E in questo stava la forza di Caruso. Perché lei non amava sua moglie. Questo non lo deve dire. Ah, certo, non l'avrebbe mai uccisa, però un giorno o l'altro si sarebbe augurato di vederla morta. No, mai. Può confessarlo per sua moglie, non cambia nulla ormai. Magari in un momento di collera. E questo è bastato, non dico per ucciderla, ma insomma per dare a lei una volta per tutte un complesso di colpa così forte che al momento buono si è lasciata bindolare da Carus. Come mai lei non ha pagato? Non ne ho mai avuto l'intenzione. Era molto più economico ucciderla. Allora mi arresta? Lei, no, neanche per sogno. Tra tutti i possibili colpevoli, lei è proprio l'unica persona che non mi interessa. Io non capisco più niente. Un parco di notte non è poi così deserto come crede. C'è la sorveglianza. L'hanno vista prendere una botta in testa. C'era anche lei? Oh, sarebbe stato troppo bello. Lei non l'avrebbe passata liscia. La polizia sarà quello che è, ma comunque le avrei chiesto cosa faceva lì. È stato un guardiano che l'ha vista. E quando è tornato, subito dopo la telefonata che ci ha fatto, Caruso era stato impiccato. Da chi? Non lo so. Lei non ha proprio visto nulla? Se ero svenuto. Ah, giusto. Tra tutti i colpevoli, lei è l'unico che materialmente non poteva ucciderlo. Ma stavo dimenticando il signor Mouret. Sì. Anche lui sarà impaziente di provarmi la sua innocenza. A dire la verità, sono tutti così. E io li capisco. Anzi, personalmente, mi congratulerei volentieri con lui per averci liberati da Caruso. Ah, sì. Bene. Ah, scusi se torno sull'argomento, ma quel bauletto, se a lei non interessa, ora che sua moglie non c'è più, mi farebbe piacere. Si ricordi di me. Quando si mette una cosa in testa, lei... Oh, non è per la comodità, non saprei nemmeno cosa metterci dentro. Mi interessa il mobile. Insomma, gliel'ho detto, mi farebbe piacere, ecco. Sono un sentimentale. Senta gli uccellini? Se dovessimo disfarcene, lei è il primo della lista. Grazie. Arrivederci. Aspettavo che se ne fosse andato. Vi disturbo? Ma come? Ah, lei... Come ti senti? Bene. Mi sento benissimo. Sono guarita. E sto partendo. Ritorna a New York? Il mio aereo parte tra un'ora. Sono venuta per dirti grazie. Come? Grazie a te. Sono stata curata in modo meraviglioso. È incredibile, vero? Guarda le mie gambe. Dopo tutti questi anni di incubo, inchiodata su una sedia. Però adesso è tutto finito. Cammino. Cammino. Thank you.